avere i tuoi permessi per poi usare la tua immagine nei miei video. Mi paghi? Non ti pago niente. Ma io mi posso anche mettere di qua, e ti si vede. No, io mi metto di qua che ti si vede. Ah, ti nascondi un po' più là? Sì, mi metto più in qua che ti si vede solo te. Insomma, io penso di essere lo youtuber più povero che ci sia su YouTube Italia. Cioè, senza uno staff. Dammi qua, staff. Ok. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma se non vale, è manca acceso. Ah sì, è acceso comunque. Buongiorno ragazzi e benvenuti. Devi tenere la mano ferma. Amazon, per favore, inviami un caricavalletto da fissare in macchina. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a prendere un e-bike. Ho contattato un ragazzo su subito.it a 200 km di distanza da Torino e quindi facciamoci un viaggio. Qui alla mia destra c'è anche la mia genitrice. Lei non la farò parlare perché non mi ha dato i diritti per poter pubblicare le sue cose, quindi lei è... niente, ciao. Stiamo andando precisamente a Tortona. Ovviamente noi andiamo ancora di monetina. Non saluto neanche, puttana. Ciao. Comunque abbiamo fatto 50 km e sono già partiti 4 euro di caselli. Tornare a casa. Lungo tipo 3 secondi, ma da 5 minuti che vado avanti e indietro come un cretino. Come avete visto, siamo appena andati a prendere lei, una bella LPR full elettrica, ma ne parleremo poi di lei. Invece oggi siamo qua, vi faccio vedere perché cosa. Intanto mi posso gentilmente togliere, non l'ho rotto. Io prima di tornarmene a casa mia in Inghilterra, mi sa che mia madre gli spaccherò tutto. Cioè, se andrà a fuoco casa un giorno, non sarà colpa mia. Questo qua è il nostro porta attrezzi. E come potete vedere, abbiamo una lavagna. Lì abbiamo una bella lavagna con un bel ritratto fatto dalla mia ragazza. Info nei commenti. Qui abbiamo un po' di Gorillapod. Sono bestiali. Cioè, sono delle cose veramente stratosferiche per attaccare le videocamere e tutto. Questo è anche magnetico. Cioè, vi faccio vedere. Questo affare qui costa ben 20 euro. Li mortazzi loro. Senza perdere ulteriore tempo, torniamo a noi. Come potete vedere, ho comprato una bella lavagna magnetica. Non piccola. Per niente piccola, perché è 1,20 m per 90 cm. A cosa servirà questa lavagna magnetica? Ve lo spiego ora. Voi vi starete chiedendo, Nunzio, ma perché ti sei messo qua in mezzo alla natura, in mezzo al verde che non si capisce niente, con il tuo cane laggiù che fa casino perché cerca le lucertole? Perché a me piace così, quindi ci metteremo qua. Abbiamo anche il portapennarelli. Perché hai comprato una lavagna magnetica? Ve lo spiego in breve. Da quando sono tornato in Italia non riesco più a organizzarmi bene le cose, cioè non riesco più a avere un ordine nella mia vita, in generale, un ordine. Quindi ho comprato questa lavagna, riuscirò a fine video a dire lavagna magnetica, provate anche voi mentre siete lì, lavagna magnetica, è difficilissimo, per schematizzare tutto. Quindi so che lunedì, bel cavalletto,
dovrò fare questo, 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 questo. Martedì dovrò fare altro. Voi direte, ok, ma non bastava un semplice block notice. Sì, avete perfettamente ragione, però io in questo momento mi alzo, bam, davanti ho la lavagna magnetica e so che cosa devo fare perfettamente. Quindi le scadenze per i clienti, tutte le varie cose che una persona che ha deciso di lavorare su se stesso deve fare. Quindi ho comprato la lavagna per fare ordine. Però non è di questo che io oggi vi voglio parlare. Dove cazzo siamo? Cioè, vi siete persi? Cioè, no, aspettate. Non vi voglio parlare di questo oggi, cioè dell'organizzazione di queste cose qua, ma dobbiamo fare un passo indietro di un mesetto, indicativamente, all'apertura del mio canale. Io non so perché debba stare come un cretino così per mettermi in favore di camera, però va bene. L'apertura del mio canale è nata indicativamente a inizio quarantena, quindi ho sempre voluto portare contenuti. Ho cercato di portarli con Instagram, ho cercato negli anni di portarli con Facebook, poi ho capito che Facebook non è molto più la piattaforma adatta a me e a quello che voglio fare, perché purtroppo su Facebook c'è ancora tanta gente frustrata e troppi leoni a tastiera, quindi è un casino. C'è un commento che è troppo diretto ma impersonale, quindi è molto facile commentare, screditare le persone nascondendosi dietro una tastiera, cosa che Instagram fortunatamente è già meglio, quindi è meno improntata sull'offendere direttamente le persone. Quindi per questo ho voluto portare anche dei contenuti su YouTube. Come avete visto, il mio primo video è stato quello della mia trasformazione fisica, che vi metterò qui in alto. E devo dire che ha avuto un, non dico un gran successo, però oltre le mie aspettative. Adesso, a distanza di un mesetto e mezzo, siamo a 1200 visualizzazioni, che per una persona come me, cioè con un canale nuovo, con pochissimi iscritti e che nessuno indicativamente conosce, è una buona cosa, perché c'era il contenuto. Parer mio, c'era qualcosa che alla gente realmente interessa. Comunque lì c'è tutta i miei 10 anni di trasformazione, diciamo, e questo video è andato molto bene. Poi, continuando, io mi ero imposto di fare un video a settimana su YouTube. Qualsiasi cosa accadesse, volevo fare un video a settimana su YouTube. I primi giorni, anzi le prime settimane, sono riuscito a portarli. Poi io non vi nego che sia stata una cosa molto difficile, perché ho imparato a editare, se così si può dire. Il mio montaggio video non è un editing, ma è semplicemente un taglia, incolla, metti là a cazzum. Però viene molto bene. Anzi, me l'hanno detto in tanti che per usare un programma di 10 anni fa è top. Comunque, chi se ne frega. Sono stanchissimo a stare in ginocchio, cioè. Ma perché cazzo non alzi la telecamera, Nunzio? Tornando a noi, era di portare un contenuto a settimana. Sono sempre riuscito, finché stavo a Londra, sono sempre riuscito a portare un contenuto alla settimana. Non perché sia a Londra, ma perché avevo la mente più tranquilla. Quindi sapevo che ero lì, avevo la mia indipendenza. Se un giorno devo fare il cretino, come nel mio secondo video, portare fuori un finto cane di carta alle 11 di sera, lo facevo, perché chi se ne frega. Qui invece la cosa è un po' più diversa, riesco a portare gli stessi contenuti. Penso che si sia visto anche nel canale. Poi ci sono stati un po' di fattori che appunto hanno peggiorato la mia situazione e quindi ho detto, ok Nunzio, cosa volevi fare con questo canale? La tua priorità era portare un video a settimana o portare qualcosa di interessante, portare qualcosa che alla gente possa interessare? Quindi vediamolo sulla lavagna. Quindi in questi giorni ho pensato, Nunzio, che cos'è meglio? Io spero si legga. La qualità o la quantità? Scusate se scrivo di schifo così, ma scrivo di schifo anche seduto, quindi cioè proprio non cambia nulla. Cioè. Quindi questi giorni ho pensato cosa fosse importante veramente da portare nel canale. Cioè una periodicità, quindi ogni settimana un video che poi magari non sento neanche molto mio, quindi magari è una cosa che non è neanche bella, ma tanto per farla, o una cosa qualitativa, quindi il motivo per cui io realmente ho aperto il canale, per portare contenuti e per portare qualcosa che realmente potesse interessare alle persone.
pensandoci un po', ovviamente, come tutti i creatori di contenuti sanno, all'inizio su un canale YouTube, purtroppo, la quantità è quello che conta. Perché non conoscendoti, la gente deve avere un canale pieno di contenuti. E l'ho visto anche dal fatto che le mie visualizzazioni hanno cominciato a crescere quando ho cominciato a fare più video. Quindi di conseguenza la gente accede al mio canale, vede che ci sono un po' di video e li va a vedere indicativamente, li dà uno sguardo un po' a tutti. Quindi all'inizio mi sono concentrato sulla quantità, non togliendo il fatto che ho fatto cose anche molto qualitative. Però mi sono trovato questa settimana a dire: Nunzio, a te interessa avere tot iscritti o ti interessa averne magari rispettivamente meno, ma che ti seguono per la qualità dei tuoi contenuti? E quindi ho optato per la prima cosa. Quindi, veramente, a me interessa puntare sulla qualità. Il fatto che io riesca a portare un contenuto ogni settimana va bene, finché so che quel contenuto piace a me, in primis, perché è il mio canale. Quindi, come ho detto dal primo video, le cose che metto nel mio canale devono piacere a me. Quindi, finché il contenuto che vado a creare piace anche a me, posso avere una continuità settimanale, se ci saranno delle possibilità anche in più video a settimana. Quello andremo a vedere, ovviamente, da come riesco a gestire il tutto, perché tra il lavoro, tra portare contenuti, e più che altro la cosa difficile è portare contenuti per una persona come me che ha appena iniziato, quindi non sa minimamente come fare, perché ogni cosa deve essere studiata. Non vi nego che prima di fare questo video qua io avevo fatto un semplice unboxing della lavagna per farvi capire perché ho comprato la lavagna e a che cosa mi servisse realmente la lavagna e tutte queste cose qua, per avere un'organizzazione, come vi ho spiegato brevemente prima. Ho riguardato il video dopo il montaggio anche, ho detto ok, interessante, ma non c'era il fine. Quindi ho cancellato direttamente quel video, con tutto che ci avevo speso del tempo ovviamente per farlo, e ho detto altro, perché per il mio parere la qualità è molto più importante della quantità. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, so che sono ripetitivo e spero di non doverlo più dire neanche, di iscrivervi al canale e tutte queste cose qua, di seguirmi su Instagram, però vedo che bisogna farlo. Ho visto dalle statistiche, dalle analytics di YouTube, che il 70% delle persone che guardano i miei video non si iscrivono al canale. E questa cosa mi fa molto male, mi ferisce proprio l'orgoglio. Raga, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Fine! Devo per forza cagare i pennarelli nel fango.